Seconda pausa di Lugano-Losanna 3-1. Abbiamo il piacere finalmente di vedere nel 2024. Ti abbiamo sentito in televisione, però alla presenza della Corriere in rete è tornato Doriano Baserga. Sì, mi avete sentito Sky con il GDT Rocket che stasera ha vinto contro lo Chotfong, primo in classifica, una grande partita dei beninzonesi di Raffaele Sanniz, che tra l'altro sta crescendo anche lui come allenatore e secondo me sarà un grande allenatore in futuro, Sanniz. Ti abbiamo sentito commentare come i tempi, la vittoria dei Bellinzona Rockets sembrava quasi che la sentissi quasi come uno dei titoli che tu hai commentato insieme a Mara. Eh sì, abbiamo commentato tanti titoli, no? Sei titoli, anche tu commentavi con noi. Bei ricordi, speriamo di rivedere qualcosa di importante qui a Lugano. La squadra c'è, lo sto dimostrando. Peccato che è veramente sfortunata questa squadra, perché fosse al completo sarebbe nelle prime tre posizioni sicure della classifica. Come hai visto Lugano in questi 40 minuti di partita? Molto bene, hanno reagito alla partita di ieri, che hanno giocato bene il primo tempo contro l'Ambrì, poi secondo tempo non bene, poi Koskinen ha fatto una cavolata assurda che uno come lui non deve mai fare e ha messo in difficoltà tutta la squadra. La squadra poi nel terzo tempo ad Ambrì si è difesa per difendere Fatton, che ha reagito bene. E stasera è partita alla grande, merita il 3-1, lo merita ampiamente, e poi se il portiere Page non fa quelle parate sarebbe già finita la partita. Quanto è stato importante aver segnato in power play, che era all'inizio dell'anno che non si segnava, ormai erano più di 50 minuti che non riuscivamo a segnare, averlo quasi un po' sfatato, un po' un tabù. Sì, è tanto aver segnato in power play finalmente, la squadra con questa linea, la prima linea incredibile, meritava poi di trovare questo gol anche in superiorità numerica. Ti dà la fiducia, perché tutti adesso parlavano, tutta la Svizzera, Lugano non segna in power play, Lugano non segna in power play, e quindi c'era molta tensione e psicologicamente per i giocatori non era facile, però stasera ce l'hanno fatta, è importante, speriamo di tenere il risultato, perché questa vittoria contro Losanna vale 6 punti, non vale 3 punti. Quanto è importante avere il miglior svizzero attualmente nel campionato Turcafa e il miglior straniero Jolie, che dimostra di ovunque lo metti fa sempre bene? Beh, il miglior svizzero è chiaro, Turcauf è una incredibile sorpresa, perché è dalla prima giornata del campionato che gioca così e non ha mai avuto una flessione e continua a far punti e dare la possibilità ai compagni di far punti. È incredibile, ho paura che l'NHL ce lo porterà via, però per ora godiamocelo e chissà, speriamo di tenercelo comunque. E invece Jolie è un grande, Jolie Domenicali ha fatto un capolavoro a portarlo a Lugano e per fortuna, e ha fatto un capolavoro a fargli firmare il contratto per altri 2 o 3 anni, no? E quindi lo volevano tutta la Svizzera, Jolie, e poi io spero che magari, chissà, Turcauf rimarrà, ma godiamocelo, perché il Lugano non è finito, malgrado questi infortuni, il Lugano darà fastidio a tutti, nei playoff sarà la mina vagante. E poi soprattutto se abbiamo tanti infortunati che rientreranno, almeno parte Morini e qualcuno. Morini mi dispiace, guarda, gli faccio gli auguri di un pronto recupero, lui è un uomo importante del Lugano. Dentro e fuori. Dentro il ghiaccio e fuori anche durante il, come si dice, nello spogliatoio, no? E quindi adesso ho saputo che l'operazione è andata bene, è rientrato già a casa, però martedì contro il Ginevra la squadra si è fermata, quando Morini è uscito in barella la squadra non ha più giocato. Il fatto che possano rientrare questi giocatori qui e averli più freschi, visto che sono stati parecchi mesi fuori, possono essere magari pronti per i playoff? Questi infortunati. Il CAR adesso ha bisogno di qualche partita per carburare e poi per i playoff credo che sarà in perfetta condizione, in perfetta forma, e spero sia il CAR ancora dell'inizio del campionato e di metà campionato. Per quanto riguarda Canonica dovrebbe rientrare, abbiamo sentito il DS Domenichelli, dovrebbe rientrare, avrà bisogno anche lui qualche partita. Invece Marco Müller rientrerà a metà marzo, mi dicono verso il 12-15 marzo, speriamo di essere nei playoff a quel punto, perché sarà un grande acquisto riprendere Müller.
e soprattutto speriamo di vedere ancora presto Doriano Baserga qua, perché la tua assenza è un'assenza quasi che viene segnata a referto nelle statistiche che mettiamo con i giocatori infortunati. Sono tornato adesso e spero di rimanerci ancora a lungo. Grazie. Grazie a voi.